diceva è un punto di arrivo per Verona, ma è soprattutto un punto di partenza. Sì, noi siamo molto orgogliosi che Verona sia riuscita ad entrare in questo grande progetto internazionale che si chiama Great Wine Capitals e prevede l'ingresso di 10 capitali nel mondo. Quindi Verona rappresenta l'Italia nel mondo per quella che è la sua eccellenza vitivinicola. Questo progetto, tra l'altro essendo internazionale, rappresenta non solo la filiera imprenditoriale, quindi tutto quello che compete questo tema, ma anche i servizi turistici. All'interno di questo grande progetto c'è un concorso, 7 sono le categorie, quindi invito tutte le imprese ad aderire. E queste 7 categorie si suddividono su vari temi, per cui tutte le imprese possono sicuramente interpretarne uno, e un tema è dedicato anche alle aziende che offrono servizi per la valorizzazione del turismo legato al vino, quindi possono essere agenzie, cicloturismo, ed è un modo molto innovativo, moderno, di interpretare la promozione del territorio ma anche delle imprese. L'obiettivo finale di Camera di Commercio è quello di elevare gli standard qualitativi delle imprese veronesi, ma anche quello di posizionarci a livello internazionale in un'elite, diciamo, che ci rappresenta e con un tema che oramai ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Beh, buongiorno a tutti, grazie di essere qua e oggi presentiamo una grandissima novità, perché Verona entra a far parte dell'elite mondiale delle città del vino, e questo è un risultato, direi, non ottimo ma addirittura eccellente. È un obiettivo che ci eravamo posti. Questa Great Wine Capitals rappresenta un importante punto di partenza, oserei dire, è un punto d'arrivo per il fatto che siamo riusciti ad entrare come Verona in questo ambito, ma per noi deve essere uno stimolo di partenza nel riuscire ancora maggiormente a promuovere bene quello che è la parte vinicola e vitivinicola del cuore di questa città. Prego, Silvia. Grazie. Allora, noi oggi siamo qui per presentarvi l'ingresso di Verona appunto in questo grande progetto internazionale che si chiama Great Wine Capitals, 10 capitali nel mondo, e come detto Verona rappresenta l'Italia e in un contesto quindi internazionale. 5 sono capitali europee, 5 extraeuropee. E in questo grande progetto vi è anche un concorso che si chiama Best Wine Tourism ed è la cosa forse più interessante per le nostre imprese, in quanto valorizza l'intera filiera delle aziende vitivinicole. 7 sono le categorie che potranno essere selezionate all'interno di questo progetto e sono la ricettività, la ristorazione, l'architettura e paesaggio, arte e cultura, esperienze innovative per l'enoturismo, politiche sostenibili per l'enoturismo, e vi è anche un'ulteriore categoria destinata a tutte quelle imprese che invece sviluppano servizi per questo segmento. Quindi in questo progetto potranno aderire anche ad esempio agenzie o progetti relativi al cicloturismo o coloro che riescono comunque a valorizzare il turismo legato a questo tema. Molto volentieri a questa bellissima iniziativa che la Camera di Commercio ha colto al volo e penso che abbia fatto molto molto bene. E sapete che noi come Vinitaly ormai siamo arrivati alla 51esima edizione quest'anno, do subito la notizia che c'è tutto strapieno, si terrà l'iniziativa dal 9 al 12, però già il 7 proprio con Vinitaly on City e si inizierà qui in città Verona appunto con un fuori fiera, e quest'anno novità si andrà anche sul lago di Garda perché lo stesso fuori fiera si terrà nella cittadina di Bardolino. Questo per dire che Vinitaly sarà sempre più forte se ha intorno a sé tutto un dipanarsi di iniziative come queste, che oltretutto è un'iniziativa internazionale. Infatti aggiungo che il vincitore di queste 7 categorie rappresenterà l'Italia nel mondo, quindi anch'io ritengo che questa sia un'ottima opportunità sia per il territorio ma anche per le imprese, perché comunque per ciò che compete sia la filiera appunto vitivinicola impresa che il comparto turistico, l'opportunità c'è, quindi poi sta al singolo imprenditore saperla cogliere, perché comunque e chi vince, la cosa certa è che rappresenterà l'Italia nel mondo, e credo che insomma ad ognuno possa far piacere
anche questo tipo di riconoscimento.